Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi è arrivato il momento, ebbene sì, di un nuovo video dedicato ai commenti degli haters. Quindi voi sapete che ormai questa rubrica immancabile nel mio canale ogni tanto ritorna, ebbene oggi ritorna. Voglio ringraziare naturalmente tutti gli haters, alcuni saranno haters, altri saranno semplicemente, non lo so, commenti di gente che ha lasciato un commento, cioè commenti di gente, saranno semplicemente commenti bizzarri. Quindi ringrazio tutte le persone, gli haters in particolare, che mi danno sempre molto materiale per questo genere di video. Grazie, grazie. Come ben sapete ormai, se conoscete questa tipologia, io mi sono salvata alcuni dei commenti più carini, insomma, degli haters, e li leggeremo assieme. Bene, apriamo le danze con Fatina Magica, che ha questo nome così carino, così allegro, così simpatico, e mi scrive: hai una voce veramente antipatica? E tanto, anche se ti trucchi, sei brutta. Bene, Fatina Magica, io ti ringrazio per il tuo commento che mi hai lasciato, per la tua opinione. Ognuno può lasciare naturalmente la propria opinione, anche se non te l'ho chiesto, però io ti ringrazio della tua opinione, e anzi, te lo scrivo qua sotto che ti ringrazio, guarda, ti ringrazio. Poi c'è la ragazza misteriosa, con questo nickname molto misterioso, appunto, che tra l'altro ha una foto anche questa molto misteriosa, con questa mascherina tutta misteriosa, questa ragazza misteriosa che ci scrive, che mi scrive: per una volta dici cose sensate, puntini puntini. E poi sotto pubblicizza allegramente il suo canale. Amate il cioccolato? Amate le storie Disney? Ok, sei nel posto giusto, ho appena caricato due nuovi video sul mio canale, passa a vederli. Cuoricini, 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 cuoricini. Quindi cosa dire a questa ragazza così misteriosa, che però si pubblicizza senza farsi un minimo scrupolo? Io ti ringrazio perché vieni sul mio canale a pubblicizzarti nonostante il mio canale non ti piaccia. Penso che dovrei sentirmi onorata, anzi mi sento onorata. Poi c'è Claudia04, e anche qui più o meno siamo sullo stesso stile della ragazza misteriosa, forse sta notando il successo dell'altra, quindi cerca di fare anche lei così. Viene sul mio video e mi scrive: dislike, pollice in giù. E poi subito sotto un altro commento: iscrivetevi e passate dal mio canale, yeah! Poi c'è GHO57 che mi scrive: milfona, escile. Tra l'altro, come foto profilo ha tipo un volpino che sorride, tutto carino e tutto così, invece poi milfona, escile. Anche questa la prenderò come un complimento, naturalmente. Lo spessore dei commenti su YouTube a volte raggiunge livelli che nemmeno Einstein, davvero. Foxy77, anche lei con questa fotina, sono tutti con queste fotine carine, con questi nomi carini, e mi scrive: tu sei una fashion blogger, tra parentesi, scritto male apposta. Forse dovrei anzi sicuramente dovrei offendermi, qui ho il sentore, io non sono molto sveglia, ma mi sembra di dovermi offendere per questo commento, e però cioè, al di là di questo non arrivo, quindi evidentemente sono una fashion blogger. Comunque stavo ripensando al commento di prima, no? Quello milfona escile, ecco, e forse mi sto offendendo un po', perché mi sono resa conto, e sì, non sono molto sveglia, ma mi sono resa conto che milfona vuol dire che sono vecchia. Quindi non la prendo come un complimento. Cambio idea, non la prendo come un complimento. Hater. Tris Prior che mi scrive: secondo me ha fatto questo video solo per avere una risposta da YouTube. E tra parentesi, sicuramente avrà preso spunto da uno dei suoi video che ha già commentato. Questo è uno di quei commenti che mi lascia un po' perplessa, perché non so se arrabbiarmi, se mettermi a studiare questo commento perché c'è tipo un messaggio nascosto da decifrare. Magari voi lo decifrate, scrivetemelo qua nei commenti. Io non sono sicura se si tratta di un complimento oppure no. Credo di no, ma si sa mai. Poi immagino si tratti di uno dei miei video, in uno dei miei primissimi video, mi commenta dicendo: oh, ma guarda, puntini puntini, qui non tirava sempre sulla saliva. Wow! Evidentemente continuo a tirare su con la saliva, è un tic che mi è nato a questo punto, credo per colpa di YouTube, perché all'inizio non era così evidentemente, quindi credo sia colpa di YouTube. Vedete, non iniziate a fare video perché poi tirate su con la saliva e non è un gran bel vedere. Corner Video Review DIY, con questa bellissima fotina, insomma con sfondo fucsia molto carina, che scrive tutto in maiuscolo perché bisogna gridarlo:
quante persone avrebbero, scusate ma devo leggerlo così com'è, quante persone avrebbero bellissime storie da raccontare o veramente una passione per scrivere. Poi arriva lei che non saprà neanche quello che ha scritto ed esce un libro. Ma buon per te! Vi aspetto nel mio canale, questa è un'altra, sempre sull'onda della ragazza misteriosa che non sopporta il mio canale, non sopporta, però intanto si pubblicizza, quindi anche questo mi fa piacere. D'altra parte però io non so neanche quello che ho scritto ed esce il libro, quindi questa è fantastica. Nadine Nails Art, con questa mano così, con la nail art, mi scrive sotto un video, cosa c'è nella mia borsa immagino. Prossimo video, cosa c'è nel mio cervello? Ma beata beep. Fantastico, io spero e mi auguro che se tu fai video di nail art, visto il tuo nickname, io spero che il tuo linguaggio dei video sia un po' meglio, perché altrimenti non credo farai tanta strada. Adua Coppola mi scrive: sembri un trans. Allora, io ormai ho fatto pace con me stessa quando leggo questo tipo di commento, che capita molto spesso, e ormai appunto mi ci sono fatto una ragione, ho capito che sembro un trans, non ci posso fare niente. In realtà forse è arrivato il momento di dirvi un po' come stanno le cose, perché non mi piace tenervi nascoste le robe, è una cosa che mi sono tenuta dentro fin troppo tempo, però io in realtà ero un uomo. Daniel Abdullahu che mi scrive: muoviti Dio Beep. Io non ho capito dove devo muovermi, se vuoi che io lasci qui la sedia e me ne vada in un'altra stanza, o se devo muovere, agitarmi quando parlo, non ho capito. Daniel, ti prego, cioè, aiutami. Poi c'è Lulu P.A.S. che scrive: solo tu hai tempo da perdere, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo, 50 punti esclamativi, dietro alla Barbie. E non ho capito questo commento, penso che si tratti circa di un'offesa. Non ho capito se la Barbie dovrei essere io o se sono io che perdo tempo con le Barbie. Qui sotto al mio video che avevo intitolato "Purtroppo è successo" c'è questo commento di Black Betty, che in realtà è fantastico, perché scrive: purtroppo è successo, Desiree, l'unghia che stavo facendo ricrescere si è spezzata di nuovo, non voglio consolazioni, però 100 euro in gift card di Sephora non sarebbero male. Da Black Betty io I feel you, nel senso che ti capisco, e molte di noi penso possano capirti, non sentirti sola è molto importante in queste situazioni, sapere di non essere sola, siamo in tante, l'unione fa la forza, e quindi se veramente stai male per Desiree, scrivilo nei commenti, siamo in tante nella tua situazione, io stessa posso appunto immedesimarmi nella tua situazione, anche perché è una cosa che capita a me e so quanto ti fa stare male. Ma anch'io, Ermenegilda, la mia unghia, forse puoi vederlo dal video, anche io ho perso una cara amica, ebbene sì, Ermenegilda purtroppo si è spezzata e anch'io devo farla ricrescere, quindi ti sono vicino. E poi chiudiamo in bellezza con Alessandra Rossi che mi scrive: ma quanto sei ridicola? Boh, sconcertante. Tra l'altro su un video che è stato terribile, cioè nel senso vi stavo raccontando di quando mi sono entrati in casa, hanno rubato tutto quello che c'era, cioè stravolto la casa, io terrorizzata, e sono: quanto sei ridicola? È sconcertante. Spero che Alessandra tu ti sia ripresa dalla mia ridicolaggine, e questo è quanto. Insomma, veramente fare questi video, dopo io vado a nascondermi, vi giuro, ogni video se commetti degli haters mi metto in un angolo, tipo quell'angolo là, mi metto e piango. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, alcuni di questi commenti sono veramente esilaranti e io mi diverto davvero a leggerli. Spero vi sia piaciuto questo video, sono in arrivo tanti altri video di make up, di moda eccetera, lasciatemi sempre le vostre richieste qua sotto perché ne esaudirò tante, perché sto facendo tanti video, spero ve ne siate accorti, accorte, quindi sono molto felice di essere più presente con voi. Io vi mando un bacio gigantissimo come sempre e alla prossima, ciao.